Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi, in particolare di quelli che non esistono. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima e neanche il caldo riuscirà a fermarci. Discuteremo di tanti leak e faremo del sano debunking. Il tutto ovviamente all'insegna di Switch Pro e Switch 2. Prima di iniziare, iscrivetevi al canale per far sì che la conquista non violenta di internet.poro entri nella seconda metà del suo ciclo vitale. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Si parte come al solito dall'angolo della poracciata e non ci sono molte novità rispetto alla scorsa settimana. Infatti l'Epic Game Store aggiornerà i titoli gratis a partire da domani, ma intanto vi ricordo che da ieri sono disponibili i titoli di luglio pensati per il tier extra e premium del PlayStation Plus e questo mese anche la selezione dei classici è abbastanza interessante. Ugualmente anche il Game Pass si è aggiornato con l'arrivo non solo di Exo Primal, ma tra i tanti ci sono anche il super rilassante Toem e il divertente The Cave. Io personalmente aspetto domani, il 20, per l'arrivo di Figment 2, il primo giocato su Switch, l'ho trovato carinissimo. Ma fermiamoci un attimo a parlare di Game Pass, perché il servizio in abbonamento di Microsoft ha subito un piccolo grande stravolgimento interno. Infatti dopo anni di onorato servizio, l'Xbox Gold è stato sostituito da un nuovo tier del pass, ovvero l'Xbox Game Pass Core, che si posiziona come entry level del catalogo Microsoft. Questo garantirà l'accesso all'online play su console, un catalogo di circa 25 titoli a disposizione e anche l'accesso a una serie di sconti riservati agli abbonati. Guardando questo schema potete farvi un'idea di come sono divisi i vari abbonamenti e cosa offrono a livello di costi. L'unica cosa che trovo controintuitiva è il fatto che il Game Pass console costa più del core ma non offre l'online play su console. Quindi, se volete il catalogo completo del Game Pass e anche la possibilità di giocare online, l'unica scelta possibile è quella dell'Ultimate, l'opzione più cara. Studiatevi bene queste differenze prima di sottoscrivere un abbonamento. Ci sono voluti quasi 10 anni ma finalmente Pikmin 4 è alle porte e anzi, secondo Amazon, mi arriverà addirittura un giorno prima, quindi potrò metterci sulle mani già a partire da domani e non vedo l'ora. Intanto però sono uscite le recensioni e vuoi o non vuoi è difficile trovare un titolo Nintendo che non risulti all'altezza delle aspettative, però non mi sarei mai aspettato un tale entusiasmo in sede di recensione nei confronti di questo quarto episodio. Già provando la demo si capisce che si tratta di un episodio che introduce molti nuovi elementi che semplificano alcune delle meccaniche più strategiche di pianificazione, però sono rimasto sorpreso dallo scoprire che a livello di contenuti questo è l'episodio più ricco in assoluto, molto più del terzo episodio. E per me tanto basta e non vedo l'ora di scoprire se, proprio come dicono le recensioni, questo è il miglior Pikmin di sempre. Ma passiamo alle notizie del giorno. Nonostante il caldo e la voglia di staccare che accompagna i mesi estivi, i presunti leaker non si fermano mai e in questi giorni si sta molto parlando di alcune immagini che dovrebbero aver svelato con largo anticipo, rispetto ai piani di Nintendo, il successore di Nintendo Switch. Si tratta ovviamente di un fake, realizzato neanche in modo così convincente, eppure si sta parlando parecchio di questo materiale fan-made e sospetto che molti sotto sotto ci sperino che si tratti di materiale ufficiale. Cerchiamo però di ricostruire tutto quello che sappiamo a proposito di queste immagini. Inizialmente le più grandi testate hanno rilanciato questo rumor partendo dal profilo Twitter di Cheeto Gaming, che riporta queste due foto aggiungendo: rumor, Nintendo Switch 2 potrebbe essere stata leakata, ma prendete queste informazioni con le pinze. L'annuncio potrebbe arrivare quest'anno con una data di uscita prevista per il primo quarto del 2024. Quello che Cheeto però non dice è dove ha preso queste informazioni e facendo un po' di ricerche da Reddit sono arrivata a Famiboards, dove un utente ben prima di Cheeto ha postato queste prime immagini indicandole chiaramente come un mock-up fan-made. Ad ora si è aggiunto anche un video che mostra in azione questo concept e il tutto sembra arrivare da quest'altro profilo Twitter, Nintendogs, che promette per domani un altro grande reveal. Ah, per la cronaca, l'handle di questo account è NintendogsBS, dove BS potrebbe stare tranquillamente per bullshit, ovvero cavolate, traduciamolo così. Vabbè, insomma, se ancora non siete convinti dell'amatorialità di queste immagini, commentiamo tutto quello che non torna. Innanzitutto, non si sa perché, ma la foto alle istruzioni dei fantomatici Joy-Con 2 è stata fatta sulla parte italiana del manuale e qui direi che il leaker si è tradito immediatamente, proponendo dei testi pieni di refusi,
come ad esempio un leggero un feedback, e una costruzione delle frasi che non convince affatto. Va bene che negli anni 80 e 90 questi errori erano comunissimi, ma sono passati anche 40 anni da quel periodo d'oro e ci si aspetta tutto un altro tipo di precisione quando si tratta di vendere un prodotto così importante su un mercato internazionale. Ci sono poi dei palesi errori nel video, dove è possibile leggere sulla UI della console Nintendo Shop al posto di Nintendo eShop, e anche Super Mario Bros. Wonder appare nella home come Super Mario Wonder. Allo stesso modo, nella foto della scatola ci sono delle lettere maiuscole che non dovrebbero esserci su OFF e su DE di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, e errori del genere sono impensabili. Ora, il design sembra bruttarello forte, una Switch levigata all'inverosimile, ma diamo pure per vero che Nintendo abbia scelto delle forme del genere. È già molto più difficile credere che Nintendo scelga di ripetere gli stessi errori del passaggio generazionale tra Wii e Wii U, proponendo una next gen che a livello di branding e identità visiva è praticamente indistinguibile dal suo predecessore. Scegliere di utilizzare il 2 per la next gen potrebbe sì rimandare a una nomenclatura stile PlayStation, che grazie alla numerazione consecutiva permette di distinguere adeguatamente l'evoluzione degli hardware, ma è anche vero che tra una PlayStation e l'altra l'identità visiva cambia completamente. Qui ci sarebbe un riciclo assurdo di asset, a mio avviso troppo rischioso. E Nintendo ormai dovrebbe aver capito che ci vuole veramente poco per mandare in totale confusione il grande pubblico. E poi il logo è orrendo, e più brutto di questo Switch 2 c'è solo Switch 2 Max, così, a fare un po' il verso agli smartphone. E per concludere, è da ormai un paio di generazioni che si evita di mettere in bella vista, in primo piano, sui box, riferimenti a videogiochi, se non ovviamente nelle edizioni a tema, e anche alla grafica di sistema. Visto che le console ricevono update dei firmware in continuazione, il rischio sarebbe quello di far sembrare immediatamente vecchi degli hardware che rimarranno sugli scaffali anche per diversi anni. E addirittura lanciare una console mettendo solo titoli provenienti dalla lineup della generazione passata sarebbe una cosa anacronistica a dir poco. Insomma, tranquilli, questa non è la next gen di Nintendo. Niente Joy-Con che risciacquano. Piuttosto si tratta di uno dei tanti fake concept che vedremo da questo momento in poi e che in realtà sono anni che incontriamo. La next gen di Nintendo alle porte? Probabilmente sì, ma non è questa. Molto più incoraggianti sono invece i rumor che ha messo in circolo Jeff Grubb durante il suo ultimo podcast The Last of the Nintendogs. E oggi i Nintendogs ritornano in continuazione. Secondo il giornalista, Metroid Prime 2 per Switch sarebbe in arrivo relativamente presto, e come seconda informazione Grubb comunica che quest'anno Nintendo pubblicherà qualcos'altro riguardante Zelda, ma questa cosa non sarà direttamente connessa a Tears of the Kingdom. Per quanto riguarda Metroid, lo scenario è più che plausibile, e dopo il ritorno della remaster di Prime 1, un po' tutti ci aspettiamo che i restanti due terzi della trilogia arrivino a scaglioni per accompagnare il pubblico verso Metroid Prime 4, che prima o poi uscirà, no? C'è solo da capire se si tratterà di una remaster bella corposa, come è stato fatto per il primo capitolo, che era praticamente un remake, oppure se si sceglierà un qualcosa di più soft, un po' come è stato fatto adesso per Pikmin 1 e 2. Icos potrebbe essere riproposto nella sua versione Wii, con controlli aggiornati e texture in alta definizione, ma nulla di più. Mentre per Zelda il primo pensiero va ovviamente verso le remaster di Wind Waker e Twilight Princess, praticamente gli ultimi big Wii U, insieme a una manciata di altri titoli, a non essere ancora arrivati su Switch. Anche questo è uno dei cavalli di battaglia di Grubb, e sono ormai anni che parla di queste riproposizioni, un rumor che però non si è mai concretizzato. Chissà se finalmente i tempi sono maturi per queste due remaster, altrimenti chissà, potrebbe essere il momento di un remake un po' come avvenuto per Link's Awakening, o perché no, ci potrebbe essere lo spazio per un nuovo titolo multiplayer alla Triforce Heroes. Insomma, sono scenari interessanti e sono sempre più convinto che il Direct di settembre chiuderà in modo mostruoso questo 2023 in cui Nintendo è stata semplicemente scatenata. Voi avete grandi aspettative per il prossimo Direct? E a proposito di future presentazioni, lo stesso discorso lo possiamo fare anche con Sony. Secondo Nick Baker di Xbox Era, conosciuto su internet come Special Nick, Sony avrebbe intenzione di svelare l'esistenza della PlayStation 5 Slim in un evento previsto per agosto. Secondo l'insider, non c'è ancora nulla di certo e i piani dell'azienda potrebbero cambiare da un momento all'altro, ma se così
fosse, vi ricordo tutte le indiscrezioni che sappiamo a proposito di questa console. L'uscita dovrebbe essere prevista per questo settembre e la console unificherà i due modelli di PlayStation 5 ora esistenti, proponendo un'unica versione senza disco a cui sarà possibile aggiungere un lettore ottico esterno rimovibile. Infine, il prezzo dovrebbe essere, e sottolineo, dovrebbe essere intorno ai $399. Sembra un'idea un po' folle, ma dopo l'ufficializzazione di Project Q, io da Sony mi aspetto qualsiasi cosa. Quindi, secondo voi, ad agosto ci sarà un PlayStation Showcase o uno State of Play al cui interno verrà svelata la nuova versione di PS5? E questo però c'era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video, che arriverà quando arriverà. Voi nel frattempo, mi raccomando, fate i bravi, riposatevi dormendo Sony tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro 2, Michele Max, ciao! Ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Q, 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 Q.